Bentornati sul canale di MrGadget.tech, oggi per scoprire da vicino un prodotto molto interessante, Honor Magic 5 Lite. Prima di cominciare vorrei chiedervi una cortesia, quella di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e, se vi va, di lasciare anche un mi piace. In cambio noi vi presentiamo un prodotto che sarà un best seller per il 2023, abbiamo già detto, si chiama Honor Magic 5 Lite. Chi segue MrGadget.tech sa che noi siamo particolarmente affezionati al marchio Honor, soprattutto perché porta con sé l'eredità della grande esperienza di Huawei che ora viene proiettata verso il futuro. Sapete probabilmente anche che noi tendiamo a entrare molto poco nei dettagli tecnici, ma a raccontarvi più l'esperienza d'uso. E quella che abbiamo fatto con Honor Magic 5 Lite è onestamente molto positiva. Sono diversi gli elementi intorno a cui è costruito questo smartphone, il cui prezzo di partenza è inferiore ai 400 euro. Intanto il design, molto originale, questo matrix design con una sorta di disco volante incastonato sullo smartphone, dove sono posizionate le fotocamere posteriori. E poi lo spessore, nel punto in cui è più grande, è di 7,9 mm per un peso inferiore ai 180 grammi. E poi non solo, c'è il display con una qualità tra cui tra poco vi diremo, ma il dettaglio principale è quello della batteria, superiore ai 5000 mAh. Per molti utenti con un uso regolare questa batteria durerà probabilmente 2 giorni. Allora, dicevamo del display, 6,7 pollici OLED con refresh rate fino a 120 Hz, con un'ottima leggibilità anche alla luce diretta del sole e con il bordo curvo che per questa fascia di prezzo è qualcosa di difficile da trovare. Display che riproduce i colori con un'ottima fedeltà e anche con una luminosità massima che riesce a farsi vedere molto bene anche la luce diretta del sole. L'audio è mono, ma è discretamente potente, quindi insomma arriva nella parte inferiore, dalla parte inferiore del telefono vi accorgerete che il volume è elevato. Ottimo anche il volume in conversazione. Il vostro interlocutore si potrà sentire sempre anche in contesti sufficientemente rumorosi. Dentro questo smartphone c'è un processore un po', diciamo, stagionato, però il fatto che sia così stagionato, Qualcomm Snapdragon 695, vuol dire anche che è molto rodato. Funziona molto bene, c'è 5G, ha un consumo tutto sommato limitato, che viene gestito molto bene e riesce anche a contenere il surriscaldamento rispetto a molti processori di nuova generazione. Certo, come detto, un po' datato, ma funziona comunque bene. Il blocco delle fotocamere ha un sensore principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare da 5 e poi un macro da 2. Fotocamera frontale da 16 megapixel. Risultati buoni, in linea con la fascia di mercato a cui appartiene, con buoni risultati anche quando si tratta di girare e di fare scatti notturni. Quello che diciamo spesso è che il margine di miglioramento più grande Honor ce l'ha nel girare video, nella stragrande maggioranza dei casi sono comunque perfetti e potrete sfruttare anche gli strumenti di editing che sono direttamente dentro il vostro cellulare senza dover installare alcuna applicazione esterna. A proposito di questo, vale la pena spendere due parole sull'interfaccia di Honor Magic 5 Lite, perché Magic UI, che a noi piace molto, arriva direttamente dall'eredità di Huawei, un'interfaccia pulita, ancora oggi diciamo contemporanea, moderna, con tutto ciò che serve per utilizzare il telefono senza la necessità di aggiungere applicazioni esterne. Ovviamente ci sono i servizi di Google e quindi insomma tutta la miriade di servizi a cui potete accedere di Big G. Abbiamo detto della batteria, 5100 mAh, ricarica con una potenza massima di 40 watt, che sì, non sono i 250 watt, 120, 100, che ormai sono all'ordine del giorno, ma insomma sono più che sufficienti per avere una ricarica rapida, soprattutto perché ricaricare il telefono non sarà un grande problema, visto che questa è una batteria davvero performante da 5100 mAh. Noi siamo arrivati a sera sempre con il 35, addirittura in alcuni casi 40% di autonomia. Quando proprio ci abbiamo dato dentro, siamo arrivati a sera con il 25%
di autonomia residua. Diciamo che insomma ce n'è davvero per tutti. Insomma, un prodotto con un design originale che non c'è sul mercato, un prezzo sotto i 400 euro che è competitivo per quello che viene proposto, ottimo display, ottima fotocamera, a noi Honor Magic 5 Lite piace. Siamo quasi convinti che questo potrebbe essere uno dei best seller della prima parte del 2023 e insomma chi deciderà di comprarlo sarà sicuramente soddisfatto. Per qualunque domanda voleste fare, per qualunque dettaglio voleste conoscere che non abbiamo ricordato, noi tendiamo a raccontare un po' di più come ci siamo trovati rispetto a spaccare il capello sulla scheda tecnica, siamo comunque sempre a disposizione. Grazie, a prestissimo, ci ritroviamo presto su MrGadget.tech.